Buongiorno, oggi inizieremo il nostro discorso sul pragmatismo classico americano che più o meno, ecco, va collocato dal 1800, dalla seconda metà del 1800 alla seconda metà del 1900, anche se comunque poi certamente prosegue, ma diciamo è un movimento culturale che si sviluppa appunto in quell'arco di tempo, riprende quella che è la tradizione americana e anche anglosassone comunque dell'attivismo e delle scuole nuove ed è una corrente che porta sicuramente diverse novità. Diverse novità perché, come dice anche proprio l'etichetta, che comunque non è a carattere di esclusività, pragmatismo, ecco, rimanda a qualcosa di pratico, ecco, per così dire, ma ad ogni modo è contrapposto piuttosto a tutto quello che è il movimento metafisico, ontologico, che aveva caratterizzato la pedagogia e la filosofia nei decenni precedenti e che comunque implementerà ancora l'azione sia educativa e sia anche proprio epistemologica e di studio a livello filosofico coeva e successiva. Ma il pragmatismo si configura appunto per essere una corrente che intanto è piuttosto laica, intanto recupera il livello esperienziale della persona, quindi è comunque importante anche da un punto di vista psicologico e quindi getta proprio le basi a livello epistemologico per la pedagogia e per la filosofia sul fatto della ritraduzione da parte della persona dei dati che gli arrivano appunto dall'esperienza e quindi si caratterizza per essere una scuola di pensiero e poi anche proprio una scuola di pratica, diciamo così, che dà importanza enorme all'apprendimento individuale, all'attività appunto del singolo, mette al centro didatticamente parlando la persona, l'individuo, e lascia sullo sfondo, o anzi in certi casi proprio se ne dimentica, di qualunque matrice di stampo spiritualista, ontologica, metafisica, come aveva caratterizzato invece lo studio della filosofia e della pedagogia nei decenni precedenti, ma anche coevi e poi successivi. Ecco, c'è anche una forma di pragmatismo metafisico di cui parleremo, che è ad esempio quello di James. Ma non è da intendersi nel significato classico delle caratteristiche appunto della normale metafisica, perché è in realtà una teoria proprio generale, proprio della verità e della realtà. Quindi è da intendersi piuttosto come concettualizzazione, come idea e non già come sostrato culturale che afferisce e che discende e che dipende insomma da una realtà metafisica. Ecco, l'impostazione di questi filosofi, di questi pedagogisti è piuttosto un'impostazione diciamo laica e laicista. Ma ad ogni modo cerchiamo di mettere ordine in quello che abbiamo detto. Allora vediamo anche proprio con l'aiuto di autorevoli studiosi, quali sono Abbagnano Fornero per un verso, più sul versante diciamo epistemologico filosofico e sul versante invece pedagogico il parere ecco autorevolissimo del professor Fornaca, ecco, vediamo quali sono i caratteri generali e poi scenderemo nello specifico anche per quanto riguarda proprio l'attività di Dewey, di Pierce, Charles Sanders Peirce appunto e di James. E per vedere quello che dicevano almeno i tre maggiori esponenti di questo movimento. Ecco, intanto abbiamo detto che con il termine pragmatismo, come ritroviamo appunto sul testo di Abbagnano e Fornero, ricordiamo che il termine pragmatismo indica un indirizzo filosofico di matrice statunitense che insiste sulla connessione tra conoscere e agire e sugli effetti pratici delle nostre idee. Si divide quindi in due correnti, una di tendenza metodologica e l'altra invece di tendenza metafisica, ma metafisica nel senso non diciamo religioso del termine, quanto piuttosto della concettualizzazione in astratto e teorico, ecco, del termine. Infatti, queste due correnti principali sono appunto quella che discende da Peirce e da Dewey, pragmatismo metodologico, e si presenta come, ci viene detto da più parti, come una teoria proprio del significato, ovvero come una dottrina relativa alla portata pragmatica delle proposizioni e delle credenze. Ecco, questa è la dicitura generale che viene, data per quanto riguarda questa prima corrente. La seconda corrente invece riguarda il pragmatismo metafisico, che è quello di James, tanto per citare un nome autorevole, e si pone invece come
una teoria generale della verità e della realtà, ossia come una dottrina secondo la quale la verità di un'idea, si pensi ad esempio alla religione, risiede nella sua presunta utilità personale o sociale, cioè nella sua capacità di esercitare un'azione benefica sulla vita dell'uomo. Ecco, qui rientra un termine, quello della utilità, su cui è bene incentrare un attimo un breve discorso, aprendo una brevissima parentesi, perché abbiamo parlato di utilità, quindi abbiamo sottinteso anche il significato di utilitarismo, ma tutto questo non deve riportarci alla mente quelle teorie che sentiamo da più parti oggi proprio, recentissime quindi, secondo cui tutto è valido se ha una portata pratica, se ha una certa qual forma di utilità. Alla luce di questi fatti, materie quindi fondative e fondanti però la cultura dell'individuo, quindi le autentiche palestre del sapere, le autentiche discipline che consentono alla nostra attività anche proprio cerebrale di fare, diciamo, attività ginnica per prepararsi poi a nuovi e futuri apprendimenti anche di più ampia portata e di più certa difficoltà. Ecco, queste teorie, secondo queste teorie, quindi materie come, dicevo, la filosofia, come il latino, come il greco, che sono appunto autentiche palestre proprio fondative del nostro sapere, non avrebbero un'importanza più di tanto, perché rivalutano invece ciò che è utile qui e ora per comprendere cose pratiche. Effettivamente questo è sconsolante, sono teorie comunque attuali quelle, non erano concetti e idee che fondavano il pragmatismo, che invece si fonda su dei capisaldi quanto mai solidi da un punto di vista culturale. No, dico che quella teoria che c'è oggi, che dice che è importante tutto ciò che è soltanto riconducibile all'utilità, allora va bene e lo si approfondisce. Viceversa, tutto ciò che non ha una ricaduta immediatamente pratica, cerchiamo in un qualche modo di escluderlo. E questo è un concetto davvero molto brutto, a mio parere, e senz'altro anche di più autorevoli studiosi del sottoscritto, perché in questo modo, va a decadere tutta quella che è la fondazione culturale che si, basa per l'appunto su discipline che in un qualche modo erano quelle che reggevano, tanto per capirci, il vecchio liceo classico, ecco. Questo, a parere di chi vi parla e a parere anche di tanti altri studiosi, non è assolutamente un fatto positivo. Eppure, ecco, c'è questa corrente oggi. Allora, perché ho tirato fuori questa corrente oggi? Per dire che si è già parlato in termini di utilità e di utilitarismo, ma in passato con il pragmatismo. Ma non è quel tipo di utilitarismo e di utilità di cui si parla oggi, cioè questa corrente odierna tenderebbe proprio a scartare tutto ciò che non ha immediata incidenza pratica, ad esempio anche un certo tipo di matematica fondativa a livello teorico, epistemologico, ma non ritenuta valida perché non apre, non spalanca la porta a niente di pratico. E purtroppo c'è questa teoria oggi. Il pragmatismo di ieri, quello di James, di Peirce, di Dewey, era forse così quando parlava di utilità e utilitarismo? Assolutamente no, assolutamente no. Ciò di cui parlano loro è qualcosa che ha una ricaduta pratica, sì, ma fatto salvo tutto quello che è l'apparato culturale fondativo che caratterizza appunto la nostra attività, diciamo, ginnica a livello cerebrale. Penso e spero di essermi spiegato in questo senso, cioè tutto ciò che serve davvero a crearci quelli che ho sempre chiamato nella mia attività didattica dei ramponi culturali, ovvero sia da un apprendimento avere quei riferimenti, quei rimandi che mi danno la possibilità di effettuare nuovi, più duraturi e anche più complessi apprendimenti, perfino a livello trasversale in altre discipline. Esempio per tutti, il greco, attività, certo, disciplina umanistica per eccellenza. Crea una tale episteme, collegamenti logici, connettivi logici nella nostra mente, tale per cui chi lo impara, così come il latino, così come la filosofia, riesce poi anche in quelle che sono le discipline cosiddette scientifiche. Quindi è una sorta di ponte culturale che ci dà la possibilità di comprendere anche discipline che sono definite assolutamente scientifiche, creando così un collegamento tra il mondo umanistico e il mondo scientifico per eccellenza, quindi anche per capire ad esempio i fondamenti della chimica, della biologia o della fisica. Infatti era notorio il fatto che chi usciva dal liceo classico così formato riusciva poi, generalmente, se si era formato bene,
e se poi tutto andava nel verso giusto, a cimentarsi anche in facoltà che erano e sono appunto eminentemente scientifiche. Ecco, quindi spero di essermi spiegato su questo aspetto, perché è un aspetto nel quale tra l'altro credo molto, ecco, anche per un certo tipo di formazione culturale personale. Bene, fatte queste premesse, diciamo di carattere generale, andiamo subito a vedere quello che fece, per la verità, Peirce, che è considerato unanimemente il fondatore proprio del pragmatismo. Questo studioso, Charles Sanders Peirce, appunto americano, nato nel 1839 e morto nel 1914, era un cultore di logica simbolica e fu anche un geniale divulgatore di dottrine scientifiche. Egli non scrisse praticamente nessuna opera, nessun libro, ma scrisse però tanti validi e diversificati saggi e articoli che vennero pubblicati su svariati periodici statunitensi. Bene, una prima raccolta fu pubblicata dopo la sua morte con il titolo unico di Caso, Amore e Logica, fu editato nel 1923, quindi postumo, e richiamò l'attenzione sull'importanza della sua opera, un'importanza che apparve ancora maggiore dopo la pubblicazione della raccolta completa appunto dei suoi scritti. Beh, vediamo il metodo della ragione di Peirce e poi naturalmente procederemo nei prossimi video vedendo anche proprio l'attività tutta di Dewey e di James. Leggiamo quello che ci dice per l'appunto a pagina 263, il testo di Abbagnano Fornero per le scuole superiori, terzo volume, terzo anno della Paravia Pearson. Bene, qui dice: già in un saggio del 1878 intitolato Come rendere chiare le nostre idee, Peirce risponde alla domanda implicitamente contenuta nel titolo stesso dello scritto, suggerendo il seguente criterio. Considerate quali effetti, che possono avere un'importanza pratica, abbia l'oggetto della vostra concezione. La vostra concezione di questi effetti costituisce tutta la vostra concezione dell'oggetto. Che cosa fa egli quindi? Egli giustifica questo criterio sostenendo che la sola funzione del pensiero è quella di produrre credenze e che ogni credenza è di fatto una regola d'azione. Sicché lo scopo finale del pensiero è l'esercizio della volizione e la produzione di abitudini d'azione. Peirce ammette però che ci sono vari metodi per stabilire una credenza e che ognuno presenta qualche vantaggio appunto di questi metodi. C'è il metodo della tenacia, come lo chiama lui, proprio di chi si rifiuta di discutere le proprie idee e rimane incaponito sulle proprie posizioni, arroccato. Esso può condurre al successo la persona ostinata, però di fatto, quindi la persona contumace, come si usa dire ancora con un termine quasi giuridico. Il metodo dell'autorità, che vietando le opinioni difformi può condurre però all'accordo. Il metodo metafisico, che si appella alla ragione e produce costruzioni e sistemi ideali, i quali però sono a questo punto incontrollabili. Questi metodi hanno in comune il tratto di escludere la possibilità dell'errore e quindi dell'eventuale correzione. Insomma, ognuno di questi metodi che abbiamo citato ritiene di essere dal canto suo infallibile. Soltanto il metodo scientifico, ecco, sostiene Peirce, rinuncia all'infallibilità, il metodo scientifico puro e vero, ecco, quello autentico, e ammette quindi questo sistema, il sistema scientifico, la possibilità di correggere continuamente i propri risultati, secondo una qualche forma di falsificazionismo di cui parlerà ad esempio anche Popper, no? Poco oltre, ecco. Questo pertanto è l'unico metodo che la scienza e la filosofia devono seguire, professando apertamente ciò che Peirce definisce per l'appunto il fallibilismo della ragione, ed è un'anticipazione di quello che ci dirà appunto Popper nel suo falsificazionismo, questo grande filosofo della scienza, che sosterrà proprio tutto ciò. Il pragmatismo, allora, come lo intende Peirce, non è dunque altro che l'applicazione di quest'ultimo metodo ai problemi filosofici. Giudicare una credenza qualsiasi, in base alle conseguenze pratiche che essa può avere nel comportamento effettivo degli uomini, significa infatti essere disposti a rettificare la credenza stessa, qualora venga smentita da tali conseguenze. Questo metodo suppone però che nella realtà in cui l'uomo agisce con le sue credenze non ci sia alcuna necessità, la quale infatti comporterebbe l'esistenza di verità o credenze immutabili, cioè non correggibili di fatto. Il mondo è il regno del caso, un caso tuttavia nel quale sono riscontrabili costanze o uniformità di eventi, quindi le forze fisiche proprie, che costituiscono l'oggetto dell'indagine scientifica e sono espresse dalle leggi formulate dalla scienza.
Ma di tutto questo e anche di tante, tante altre cose parleremo nella prossima puntata. Grazie, arrivederci.